Il programma di quest'uscita è quello di partire da Stazzema, dove abbiamo lasciato le macchine. Toccare varie località come il Monte Forato e Foce di Mosceta, dove ci accamperemo stanotte. E poi domani ritornare alle macchine passando per Cardoso. Ciao ragazzi, io sono Step e benvenuti in questo nuovo video. Siamo arrivati alla foce di Petrosciana, dopo una piccola pausa abbiamo mangiato qualche frutta secca, un po' di mandorle, un po' di queste cose qui e adesso ripartiamo, anche perché inizia a piovere, fa qualche goccetta, quindi sarà bene arrivare sul forato il prima possibile. Il panorama è questo, quello là è il Monte Procinto e quello, se non mi sbaglio, è il Nona o il Matanna. No, il Matanna no. Allora è il Nona, è il Monte Nona. Siamo particolarmente testardi e andiamo verso il Monte Forato. Ci sono due vie. La prima è quella di passare sotto il monte rimanendo in quota ed è il sentiero 131 che arriva alla casa del monte. Noi, siccome l'abbiamo già fatto, sappiamo com'è e per risparmiare un pochino sui tempi, prendiamo invece il sentiero 110 che salendo ed è questo qui. Il sentiero 110 è considerato come sentiero per escursionisti esperti. C'è anche un pezzo di ferrata, però non è obbligatoria, quindi si può anche evitare la ferrata. Non è estremamente pericoloso, secondo me è fattibile, però a rischio e pericolo. Noi lo facciamo anche perché appunto l'abbiamo fatto tante di quelle volte che siamo tranquilli. Ok ragazzi, come potete vedere abbiamo raggiunto la prima tappa del nostro itinerario. Siamo al Monte Forato, che è uno dei pochissimi monti in Italia ad avere una conformazione del genere. E abbiamo mangiato, ci siamo un pochino riposati e adesso ripartiamo. Anche perché c'è vento e fa freddo. Quindi prima ricominciamo a scaldarci e meglio è. Siccome sono un ottimo amico e il cornacchia soffre di vertigini, ovviamente che fai? Non ce lo mandi a forza con la scusa che gli devi fare il video sopra l'anello del forato, quindi adesso lo mandiamo laggiù. Guarda, ma maledetto pecoro che non sei altro. Sono abbastanza in paranoia. Vai, vai. Guardo praticamente
30 centimetri di sentiero. È lì, fermo, immobile. Tra il vento, ti vedo, freddo, sto tremando. Sì, infatti, vabbè, si torna giù. Siamo esattamente sotto la Panne della Croce, più o meno a metà strada tra la foce di Valli e il rifugio del Freo. L'unica accortezza, come avete visto dagli ispezioni precedenti, questa parte di sentiero è molto tecnica, quindi bisogna usare le mani, bisogna mettere via le bacchette, quindi fate attenzione. Se volete fare questo percorso, valutatelo bene. Se comunque siete prestanti e non avete problemi, lo potete fare. Altrimenti vi consiglio di, dalla foce di Valli, arrivare direttamente in Pania, che comunque è molto bello e molto panoramico, e poi riscendere direttamente al rifugio del Freo. Bene ragazzi, siamo arrivati al rifugio del Freo. Adesso stiamo cercando uno spiazzo per la tenda perché c'è vento, quindi vorremmo trovare un punto abbastanza riparato, ma ci sono anche molti corsi d'acqua, quindi anche un punto che non sia troppo umido. Quindi adesso vediamo un attimino dove possiamo infilarci e ci vediamo più tardi. La giornata è giunta al termine. Purtroppo siamo dovuti rientrare prima in tenda perché ha cominciato a piovere e tuttora il meteo non è dei migliori, quindi sicuramente ci aspetterà una notte interessante. A parte questo, adesso cerchiamo di dormire e ci vediamo domattina. Buonanotte ragazzi.